via Veneto di notte. Potrà stupire quindi di imbattersi in questa strada a quest'ora in uno scrittore appartato come Pratolini. Passare per via Veneto alla stessa ora, comprare i giornali della sera, mangiare alla tavola calda, è per Pratolini una consuetudine, quasi un rito, come la partita di calcio la domenica, come la riunione di box o il parterre di un ippodromo. Un uomo con delle abitudini, dunque, come tanti. Un uomo tranquillo, si direbbe. La sua biografia ce lo smentisce. Nato a Firenze nell'ottobre del 1913 da famiglia operaia, ha esercitato svariati mestieri. Ha fatto il lift, il venditore di bibite, il rappresentante di commercio, l'impaginatore di giornali, il cronista sportivo, l'insegnante in un istituto d'arte. Oggi è uno dei maggiori scrittori italiani. Ha scritto 13 libri tra romanzi e racconti che sono tradotti in tutto il mondo. Ha vinto alcuni importanti premi, tra cui il Viareggio, e 3 delle sue opere sono state filmate.